quei video che non programmi ma che prendi e inizi a registrare. Ho appena tirato un calcio a questo coso, era per terra. Bene ragazzi, questo è e bentornati in questo nuovissimo video sul mio canale. Video vlog, oggi faremo un giro per Tokyo. Non so di preciso dove andremo, ma probabilmente al mangiare di sicuro. Voglio uno di quei ramen enormi che ti bastano per tutta la giornata. Questi sono i miei capelli attualmente, sono diventati rosa col tempo. Suri voleva prendere il pullo ma la tipa ha preso l'ultimo pezzo, quindi mi sa tanto che dovrei passare. Ma tanto andiamo a mangiare adesso. Resisti? No, volevo prendere uno stoppino. Poi gli ho insegnato la parola stoppino e la usa sempre. Questo te lo sconsiglio perché io pensavo ci fossero le verdure, invece è tipo bambù e funghi. Questo qua, uno spiedino di quello là. E l'altra cosa sono troppo fritte. Ma fritto va bene finché sei. E allora prendi questa qua, la crocchetta. Gli altri non gliel'abbiamo detto che siamo qua. Oggi Giuse non c'è con noi, probabilmente ci raggiungerà più tardi. E stasera andremo a mangiare con Tommaso in Giappone. E il problema però è che abbiamo perso gli altri. Porca trottola. Sasha e Tudor si erano fermati a fare delle foto, tipo seduti su una macchinetta delle bibite, e adesso non so più dove siano. E questo è un gran casino. Meno male che stavano finendo di fare le foto, altrimenti li avremmo persi per sempre, probabilmente, perché abbiamo solo un modemmino e con quel modemmino dobbiamo reggere tutta la giornata. Il piano è il seguente: adesso andiamo a prendere la metro, andiamo a Shibuya, poi andiamo a Ginza, mangiamo il ramen, facciamo un giro per i negozi, poi oggi pomeriggio probabilmente rincontreremo Giuseppe e stasera andremo con Tommaso in Giappone a mangiare da qualche parte a Shinjuku. Fortunatamente non avevano ancora finito, stanno arrivando adesso. Ma uno fa mal di pancia, non mangia il pollo fritto. Per noi 2000. È carne. Maiale penso. È buona? No. Mai successo niente del genere, ma c'è un tappo completo alla metro, cioè non si passa. E noi dobbiamo andare a Shibuya. Sono le 1.45 e abbiamo tutti famissima. C'è la polizia che smaltisce la gente da una parte e dall'altra. Secondo me è successo qualcosa. Piano piano ce la stiamo facendo, anche se qui c'è il panico totale oggi. Let's go! Siamo dentro, però si sa che non cambia molto. Easy peasy. Landed in Shibuya. Probabilmente opteremo per l'Ichiran Ramen, quello che ci piace un sacco, dove prendiamo un po' di piccante, uova sode, maiale, cipolle. What does this mean? Yes. Do you ever watch UFO? Hai capito? Guardi porno. Non lo so. Quella è la coda per il ramen che scende da là sotto. Ci siamo divisi però, siamo solamente io e Surri. Sasha e Tudor sono andati a mangiare il sushi al trenino. Visto che l'abbiamo mangiato fin troppo spesso, il trenino che va avanti e indietro, ho detto oggi basta sushi per piacere. Siamo arrivati, ci eravamo pure persi. Soltanto che c'è la fila pure qua. Nonostante questo abbia 40 posti rispetto all'altro, che credo ne abbia 15 o 18 in totale. Una bella zuppettina e si va avanti fino a sera. Ci siamo, siamo arrivati. Questa è la nostra stanzetta. Non so se vi ricordate, ma adesso diamo il nostro foglio con tutte le statistiche del nostro ramen, le caratteristiche. Di qua, si chiude di qua. Abbiamo preso medio, medio, senza aglio, senza cipolle, con la carne, piccante 2, di solito prendo 4, e abbastanza al dente. Ovviamente con un uovo a parte. Regato cos'è mas? Ora apriamo l'uovo, vi faccio vedere la mia strategia, vediamo se mi riesce ancora. Proviamo a soffiarlo via. Ora me ne va lo zaino e il cappello, va? Però facciamo un danno. Quando ci sei dimmelo. Ora. Spariamo l'uovo dentro la cucina. Suri proverà a sputare fuori lo... Cos'era quello? Non lo so. Devi dare un colpo forte. Non soffiare. Non è un piffero. Ci provo io, eh. Sei pronto, Suri? Vai. È rimasto un po', però ha funzionato in parte. Solo in parte. Suri ha fallito miseramente. Ma io ho la pressione di un criceto, come dice mio dottore. Quando torniamo in Italia gli insegno per bene. Adesso aspettiamo. Stiamo organizzando per stasera con Tommaso. Mi raccontava che Ichiran ormai è diventata molto commerciale come catena. Però è buono, quindi ci veniamo lo stesso. Ma fazzoletto? Bulli. È arrivato? Sulla strada, sono preciso. Che bellezza. Questo è quello di Surri, rigorosamente senza piccante. E questo è il mio. Arrivato cosa hai massa? Spuccia l'uovo dentro, si mescola un pochino e si mangia. Poi ovviamente tirano giù la tendina, così ti fanno fare gli affari tuoi in santa pace mentre gli altri mangiano laggiù. Oh, bello sciotto, eh. Ho tirato fuori le fiamme dell'inferno. Ti ho detto due era tanto, bello. No, non piccante, bollente. Buon appetito. È sempre buono. Non so se si percepisce la differenza di colore tra il mio brodo e quello di Surri, però questo è solo piccante 2. L'anno scorso ho preso piccante 7. Non so come faccio ad essere ancora vivo in realtà. Vediamo il brodo e andiamo a riscontrare gli altri. Ma proprio godere sto brodo. Le istruzioni: ordinare, concentrarsi sul gusto. Se volete ordinare ancora, pigiate il pulsantino. Farsi investire per una foto. Vabbè dai, poteva andare anche peggio. Abbiamo ripreso Sasha e Tudor. Adesso andiamo a piedi fino ad Harajuku. Là ci sono un sacco di negozietti,
Barcarini e quindi la giornata prosegue. Oggi c'è più gente del solito a giro, ma non mi sarei di certo aspettato il trasporto di un carro reale, non lo so. Cos'è sta roba? O fanno la maratona e non ci hanno avvertiti, oppure carri coi tamburi, è tipo festa nazionale di qualcosa, sono divisi per rioni. La cosa bella di Tokyo, in particolare di Shibuya, è che è pieno di questi negozi che resellano cose super fighe. Tipo quelle, vi ho fatto vedere il mio armadio prima di partire per l'America quest'anno. Hanno veramente di tutto e di più, cioè ti splendono gli occhi. Poi magari non compri niente perché costano un sacco le cose. C'è veramente di tutto e di più, cose assurde. Stefano, mi hai detto Kanye West? Lo so che si dice Kanye West. Tudor mi ha fatto una testa grossa come un paiolo. C'è anche la box logo del Giappone che ho preso l'altra volta. Che fai? Le lasciamo qua queste? Non le compriamo? Compriamole in quattro, così ce le scambiamo. Anche se in realtà queste scarpe che costano 60.000 yen, più o meno 500 euro, le puoi usare solo se hai una barca. Prima devi comprarti lo yacht o la barca e poi le puoi usare. Vi dico solo che è appena partito questo messaggio a Giuseppe. Papà, stiamo spendendo tutti i soldi. E lui risponde: state spendendo, raga. Che vuol dire state spendendo tutti i soldi? E abbiamo trovato un negozio di resell che vende un sacco di cose fighissime e coppiamo. Alla fine ho deciso e probabilmente comprerò lo zainetto di Gucci perché è un prezzo molto buono, i cappellini, la felpa di Gucci, tutto scontato. Alla fine ci hanno convinto. 300.000 yen, che non sono pochi, però dai, non compro mai cose quando sono a casa. Quando sei all'estero, come dice Surri, hai la licenza di spendere e quindi oggi spendiamo, che ancora non ho comprato nulla in questo viaggio. Poi lo sapete, ho una passione per gli zaini, se ne trovo uno figo che costa meno del prezzo normale. Ho messo il codice, vediamo se funziona perché è una carta prepagata, quindi speriamo. E dai, 300.000 Shibuya. Lui è contentissimo perché siamo entrati qua, magari non pensava che avremmo comprato qualsiasi cosa ci fosse capitata sotto tiro. No, a parte gli scherzi, comunque abbiamo speso meno di quanto sarebbero costate nel negozio normale le cose. Poi che fai quando c'è il panda che ti dice che puoi coppare? Coppi, no? Jayden. Se te lo dice Jayden sei giustificato. Può. Hai regato cosa hai massa. Basta però, perdonami papà. Tu puoi comprare quanto vuoi, ma è nata a Milano, va giù senza reggiseno. È mirata Choski e a Milano, io sono in Giappone, mi sembra giusto. Nuovo acquisto di Surri, adesso Sasha ha detto che comprerà una magliettina, Tudor pure. Ho trovato il cappellino della vita, ragazzi. Ricordate raga, cop or die trying. Siamo ad Harajuku, Sasha ha registrato il video nel bar dei serpenti, ma l'avrete già visto sul suo canale. Adesso sta arrivando anche Giuseppe, facciamo un giro per i negozi che sta scendendo giù una bella luce, poi facciamo anche qualche foto. Andremo a mangiare molto probabilmente gli yakitori, ha detto Tommaso. Sono gli spiedini con la carne. Che è quella faccia? Aia, aia. Sono di piccione? Piccioni? Piccioni. È andata a finire che siamo andati a shoppare ancora. E niente, abbiamo comprato un po' di cose, tipo l'asciugamano di Supreme e un po' di magliettine che c'erano a sconto qua. Sempre a comprare, papà. No, non è vero, solo oggi, giornata dedicata allo shopping. Di qua a destra. Sono le 8:20, siamo arrivati a Shinjuku. Siamo riusciti a non fare ritardo, quindi Tommaso sarà contento e fiero di noi. Spero ci porti presto in un posto buono perché ho una fame allucinante, ragazzi. Dobbiamo solamente andare nella strada dove c'è il Godzilla gigante che sputa fuoco da in cima a un palazzo. Devo anche ricordarmi di ricaricare la Suica, altrimenti mi sa che vado da poche parti, considerando che non ho più soldi dentro. Con la Suica si paga praticamente tutto, le bibite, le macchinette, nei supermercatini, a volte si può pagare anche nei ristoranti. Per esempio, quello col trenino del sushi, dove andiamo spesso, si può pagare con la Suica. È una sorta di carta prepagata che serve quasi per tutto. Cerchiamo di non perderci nelle metro infinite di Tokyo e arriviamo a destinazione. L'appuntamento con Tommaso dovrebbe essere dall'altra parte della strada. Ce l'abbiamo fatta, non ci siamo persi, 5 minuti di anticipo. Cioè, una roba incredibile. Secondo voi Tommaso rimane traumatizzato dai miei capelli? Gli facciamo una sorpresa? È arrivato Tommaso, cioè in realtà siamo arrivati noi da Tommaso. Sì, no. Volevo vedere una tua reazione spontanea dei miei capelli. Vai, ma okay. Sì, vedo già da qui. Perché te sei un intenditore. Sì, esatto. Vado, eh? Vai. Non sono rossi, sono rosa. Cioè rosa, rosso, arancione, rosso. C'è tutto, tutta la cromatica del re. Adesso sono stilosi, sono belli. Ragazzi, sono meglio adesso di quando erano rossi. Evoluzione completa. Mangiamo un chilo di pollo, ve lo dico io. Se c'è posto. Eccoci. Non mangeremo mai, Sasha. Non ci sono mica minorenni. No. I minorenni non possono mangiare il pollo qua. Ma noi come avremmo fatto a prenotare? Numero 67. Vorrà dire che aspetteremo qua fuori seduti come barboni nella scalinata del palazzo. Abbiamo finalmente il nostro tavolo, un po' piccolo perché siamo in 6. Comunque riusciremo forse a mangiare. Stiamo ordinando e faremo veramente il caos più totale, lo dico. Quelli sono i nostri impegni di cibo. Se se ne vanno ci allarghiamo un pochino, speriamo, dai. Specialità
piedini. Tommaso sta registrando un video, io prendo solo le clip extra. Stiamo ordinando ogni cosa possibile e immaginabile. Antipastino classico ed edamame. È arrivato anche il pollo fritto. Ogni piattino costa 300 yen. 2,50 euro a piattino circa. Dipende che più o meno. Pollo fritto leggero però. Speziato e non molto grasso. Primo spiedino di pollo arrivato. Patatina fritta. Burro. No, la patatina fritta e il burro no. No, sento male per te al cuore. Lo spiedino paradossalmente è più grasso del pollo fritto che abbiamo mangiato prima. Però buono. Ve l'avevo detto, abbiamo cambiato tavolo. Ci siamo messi da quest'altra parte di qua. Questo è simile a quello di prima, soltanto con tanto pepe. Piccantino. Molto saporito. Cioè, è semplice ma è saporitissimo. Questo locale è sempre pieno, come vedete. Cioè, in continuazione. Ho scoperto che posso ordinare anche con il menu in inglese. Quindi ho preso altri spiedini, birra. E tu hai preso della schiuma invece. Questo qui accanto stava facendo la foto, gli ho detto vabbè, ma la faccio io. Questa non hai preso gli ali. Aspetta, questo lo devo riprendere. Oh, porca miseria. Cos'è? No. Non è allora, quello Stefano che penso. Pensavo di aver preso le ali di pollo. In realtà ho ordinato la cartilagine. No! YouTuber! The most famous YouTuber in Italy. No! Senti che pubblicità ci ha fatto un po'. Che Tommaso è la spalla perfetta per rimorchiare le coreane. Ci aiuta. Abbiamo finito tutto quanto. Adesso andiamo via, andiamo verso casa. No, la cartilagine no. Voglio un parere sul mio nuovo cappellino. Gli danno dentro le nostre amiche qua. Solo da yakitori. Che sta succedendo? Tudor, un bacio sulla guancia. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possible. Dopo una lunga passeggiata siamo tornati a casa e accompagniamo Tommaso alla metro, che se ne torna a casa anche lui. Me lo salvo, fammi la chiusa e la metto alla fine. Ci siamo fermati al Combini prima di tornare a casa. Adesso vi faccio vedere cosa ho comprato per la notte, perché molto probabilmente mi metterò al computer a lavorare i video oppure a guardare Walking Dead. Ho iniziato a guardare la serie, veramente molto bella. Probabilmente la scaricherò e la continuerò a guardare una volta sull'aereo. Il classico tè al limone, non troppo zuccherato, molto buono. Acqua naturale per la notte, altrimenti non sopravvive. Vitamine, per non rimanere mai senza. Sapete, no, che sono intollerante ai latticini e quindi non posso mangiare gelati o cose che contengono appunto il latte e il lattosio. Quindi ho comprato un sorbetto alla pera, che c'hanno solamente qua in Giappone praticamente. Non penso di averlo visto altre parti, o meno non ho memoria di tutto ciò. Della frutta secca, anche se ultimamente in Giappone la mia alimentazione non segue molto quella che seguo di solito in Italia. Ma quando torno inizierò a rimangiare cose per bene, perché considerando che qua mangiamo fritti, brodi, tanto sushi, ma il sushi in realtà è riso e pesce crudo, quindi non dovrebbe neanche far troppo male. E poi tre banane, queste per la famiglia, perché probabilmente ne mangerò una io, una Sasha, una Samagna Tudor e finiscono subito. La nostra camera è completamente in disordine, il caos più totale. Io devo anche svuotare lo zaino, perché in questo momento ho lo zaino dentro lo zaino, una cosa folle. Poi più tardi vi saluto, non vi preoccupate, quindi ci vediamo tra un secondo. Ho il tempo di questa clessidra per finire questo video. Siamo al computer, stiamo sistemando le ultime cose. Ora molto probabilmente da farmi la doccia e poi mi butto a letto e siamo abbastanza stanchi. È vero, abbiamo la chiusura di Tommaso. No, aspetta, poi metti la clip della clessidra che finisce, così arrivi 10 minuti. Passo la linea a Tommaso in Giappone. Lasciate mi piace, commentate, attivate la campanella se non l'avete fatto. Al prossimo video dal Giappone, da qualche parte. Poni! Ciao ragazzi, ciao. Ma la clessidra è finita? Ok, non la credo aver fatto in tempo, forse no.